Penso che possiamo iniziare ed è un grande piacere avere oggi con noi Gianni Ionalasinio, che è membro dell'Accademia dei Lincei, professore emerito all'Università La Sapienza. Ha dato dei contributi fondamentali alla fisica teorica e all'interfaccia tra la fisica teorica e la fisica matematica, sia in teoria dei campi quantistici sia in meccanica statistica. Il suo modello con NAMBU, che descrive le interazioni delle adroniche a bassa energia, è uno dei meccanismi di rottura spontanea di simmetria che ha valso in parte anche a NAMBU il premio Nobel. È vincitore della medaglia Boltzmann e del premio Daniel Hahnemann, e è un esperto appunto di teoria dei campi quantistici e di meccanica statistica. E oggi ci parlerà di matematica, filosofia e scienze della natura, un triangolo di relazioni complesse. Allora, scusate, l'ultima informazione: le riprese della scorsa presentazione di Sergio Dobriger sono su YouTube, se chiedete il link ve lo possiamo mandare. E lo stesso avverrà per la presentazione di oggi e per la presentazione della prossima settimana, che concluderà il ciclo delle presentazioni del CM. Ringrazio Massimo per la presentazione. Questo è un titolo molto pretenzioso, quindi dirò delle cose tagliate un po' con l'accetta, perché diciamo, è un argomento su cui sono stati scritti fiumi cose, quindi, però rappresenta il punto di vista, io sono un fisico, un fisico teorico, e quindi io ritengo che l'opinione degli addetti ai lavori poi forse tagli un po' con l'accetta i problemi, però possono essere utili. Dunque, questo è diciamo, il riassunto che era stato messo anche sul sito. Appunto, è un triangolo di relazioni che si mescolano continuamente e in realtà continuano a mescolarsi anche all'oggi, anche se i fisici ormai di filosofia non parlano più. Il linguaggio che usano è tutt'altro, ma loro non lo sanno, in realtà c'è anche una metafisica dietro quello che fanno. Oh, allora, comincerò da un articolo che va bene, dunque questa chiacchierata è divisa in tre parti, appunto la matematica, il linguaggio della scienza della natura, la fisica e la filosofia e la fisica teorica oggi. La fisica teorica oggi diciamo, è in difficoltà, quindi questo non va nascosto. Dunque, allora parliamo prima del rapporto tra matematica e scienza della natura, che è principalmente con la fisica, però poi farò una digressione su biologia. Dunque, prendo le mosse da un famoso articolo che è stato scritto da uno dei, beh, non proprio costruttori della meccanica quantistica, però che ha dato contributi fondamentali, che è Wigner, che nel 1960 scrisse questo un articolo dal titolo L'irragionevole efficacia della matematica nella scienza della natura. E lui disse, vabbè, questa qui è una legge empirica dell'epistemologia, cioè quindi dobbiamo prenderla così com'è. No, in realtà l'articolo come è impostato è molto interessante, però poi è molto deludente sia per gli esempi che fa che per le conclusioni. Le conclusioni io le trovo un po' mistiche, perché a un certo punto lui chiude il discorso dicendo che il miracolo
dell'adeguatezza del linguaggio della matematica per la formulazione delle leggi della fisica è un meraviglioso dono che non capiamo né meritiamo. Mi sembra un po' mistica la cosa. Quindi invece voglio dire, lui aveva tutti gli elementi per entrare nel discorso, però questo è un po' tipico di quella generazione, anche se ci saranno esempi di persone infinitamente più articolate di Wigner, uno dei quali sarà von Neumann. Allora, dunque, la domanda a cui si vorrebbe rispondere è se c'è un motivo che giustifichi l'efficacia della matematica nella descrizione della natura. Wigner sottolinea, questo appunto sono ovviamente d'accordo, che per lo scienziato naturale la matematica è innanzitutto un linguaggio. Quindi penso che sia utile un'analogia anche con la lingua ordinaria, in cui anche nella vita quotidiana noi riusciamo è un linguaggio molto più impreciso, però riusciamo a fare delle previsioni, a interagire con le persone e ad agire sulla realtà. Quindi diciamo la matematica è chiaramente un livello di simbolizzazione molto più alto, però il meccanismo di funzionamento per uno scienziato naturale è un prolungamento della lingua ordinaria, almeno questo è quello. Una lingua naturale si forma ed evolve sotto la pressione della necessità, e questo è stato molto vero anche della matematica. Quando è nato, diciamo, il calcolo infinitesimale è nato molto sotto la pressione della meccanica. Il concetto di derivata è stato introdotto per precisare il concetto di velocità istantanea e il concetto di accelerazione istantanea. Quindi, però appunto, a un certo punto anche le lingue ordinarie codificano le loro regole, che sono la grammatica, la sintassi. E la cosa straordinaria anche del linguaggio ordinario è che se uno ragiona correttamente e non fa pasticci con la grammatica, poi si rincontra con la realtà. E questo è quello che la matematica poi ci permette di fare previsioni. Quindi c'è questo aspetto linguistico che dal punto di vista di uno scienziato naturale è fondamentale. Allora, la storia comincia convenzionalmente con Galileo. Galileo viene considerato il perno della rivoluzione scientifica, anche se la rivoluzione scientifica è il prodotto di una lunghissima gestazione, di cui la filosofia tra l'altro ha avuto una notevole parte. Perché Galileo se ne sono impadroniti molto i letterati. Infatti è uno scrittore, scrive in un italiano straordinario, diciamo, però come lo leggono i letterati è un po' diverso da come lo leggono diciamo i fisici. Allora, lui cosa fa? Lui di solito si attribuisce a Galileo diciamo il cosiddetto metodo sperimentale. In effetti lui, diciamo, chi lo teorizzerà di più saranno i suoi allievi che fonderanno la famosa Accademia del Cimento, ma dopo la morte di Galileo, e poi c'è il famoso riprovando e riprovando. Nell'idea di esperimento, cioè di una domanda quindi posta alla natura in condizioni controllate, c'è la radice, ci sono due punti importanti, uno dei quali è effettivamente quello che permette l'uso della matematica, e cioè innanzitutto c'è un rispetto alla concezione degli antichi e anche medievale della natura, c'è un enorme ampliamento, perché diciamo l'esperimento è una situazione in cui che di solito non si verifica in natura. I fenomeni che si verificano in natura sono molto più complicati che non l'esperimento. Dal punto di vista metodologico, l'esperimento significa la comprensione dei fenomeni naturali, anche quelli non controllati dall'uomo,
avviene tramite il caso ideale. Cioè, quindi c'è una riduzione della comprensione a casi limite, casi ideali che nell'esperimento vengono effettivamente approssimati in qualche modo. Questo meccanismo, poi appunto Galileo userà un'espressione che è di falcare gli impedimenti. Che vuol dire di falcare gli impedimenti? Beh, innanzitutto dice, se io considero una sfera reale, questa qui non tocca un piano in un solo punto. Però voglio dire, questo non vuol dire che io non possa rappresentare matematicamente questa, geometricamente questa situazione, però quello che mi interessa poi è il caso limite in cui la sfera è una sfera ideale. E questa operazione di estrarre il caso ideale dal caso reale è quello che lui chiama di falcare gli impedimenti. Appunto, dice, quando il filosofo geometra può riconoscere in concreto gli effetti dimostrati in astratto, bisogna che difalchi gli impedimenti della materia, che se ciò saprà fare, io vi assicuro che le cose si riscontreranno non meno aggiustatamente che compiti di aritmetica. Quindi, ed è questa, diciamo, riduzione delle spiegazioni al caso ideale che è quello che permette effettivamente di usare la matematica. E adesso vedremo qual è l'atteggiamento di Galileo verso la matematica, perché questo che fa da titolo a tutte queste conferenze, in realtà è uno slogan, lui si riteneva un platonico in opposizione agli aristotelici, è un'espressione estremamente felice, molto efficace, però quello che dice Galileo dopo... questo è un esempio che dovrò riprendere molto dopo parlando della meccanica quantistica. Vediamo cosa vuol dire. Galileo si è occupato del pendolo, no? È lo scopritore dell'isocronismo, delle piccole oscillazioni. Lui dice, allora, cosa vuol dire di falcare gli impedimenti? Se noi consideriamo l'oscillazione di un pendolo nell'aria, dopo poche oscillazioni, l'attrito dell'aria è poco rilevante, quindi che noi lo includiamo o non lo includiamo non fa differenza, e questo è un impedimento da rifalcare. Se però andiamo su situazioni in cui lo seguiamo per un tempo molto lungo, cioè dopo molte oscillazioni, allora invece chiaramente l'attrito non è più un impedimento da rifalcare, ma diventa parte essenziale della spiegazione. Quindi diciamo, è chiaro quello che è l'aspetto anche, come dire, per cui fare gli esperimenti è un'arte, all'epoca si svolgeva nel laboratorio, quindi appunto, come dice Galileo, se saprà fare i conti giusti, le cose torneranno. Allora... Dunque, vediamo appunto il titolo di tutta questa serie di relazioni è questo, no? È scritto in lingua matematica, i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche. Questo effettivamente è uno slogan molto efficace, però se ci riflettete non esprime, non voglio dire, cosa vuol dire? Allora, invece lui fa delle affermazioni molto più significative sulla matematica e appunto questo qui a me mi ha sempre impressionato perché è un testo veramente pre-kantiano. Cioè, lui cosa dice? Io dico che ben sento tirarmi dalla necessità, subito che concepisco una materia o sostanza corporea, a concepire insieme che è la terminata di questa o di quella figura, che è la relazione ad altra, grande o piccola, che è in questo o quel luogo,
in questo o quel tempo, che si muove o sta ferma, che tocca o non tocca un altro corpo, e che una, poche o molte, né per una immaginazione posso separarlo da queste condizioni. Cioè lui sta dicendo che questo fatto di usare la matematica in realtà viene da lui, viene dall'uomo, non dal punto. Quindi, se volete, è il contrario di quello che sta scritto nello slogan in cui si dice che la natura è scritta in caratteri. Quella è chiaro, è un'affermazione molto platonica, perché diciamo, significa dare una realtà alla matematica indipendente dall'uomo. Quindi, ma quello che lui pensa, questo qui, poi ne parlo, mi sembra, anche in altri posti, ma questa qui è certamente un'affermazione molto chiara di quello che... Poi vedremo, perché dovremmo parlare parecchio di Kant, perché Kant ha avuto un'influenza enorme sulla scienza dell'Ottocento. Allora, diciamo che il linguaggio matematico in realtà venga dall'uomo, diciamo, mi riferisco a questa è anche la posizione di Poincaré. Poincaré vive a cavallo, cioè alla fine della seconda parte dell'Ottocento, e muore giovane nel 1912. E ha scritto un libro celebre che si chiama La scienza e l'ipotesi, in cui discute proprio di quello che è il significato dell'usare la matematica nelle scienze della natura. Però sottolinea molto che la cosa è molto arbitraria, che tipo di matematica usare. Lui prende l'esempio del continuo, l'idea del continuo, no? Che i matematici elaborano nell'Ottocento. Lui dice proprio che il continuo fisico non esiste, dice che è un concetto contraddittorio, e dà questo argomento. Lui dice, se supponiamo che l'incertezza nelle misure sia una certa unità, va bene? Allora ciò implica che non possiamo distinguere la quantità A e B che sia uguale ad A più 1, e quindi per noi A è uguale a B. Possiamo invece distinguere A e A più 2 uguale a C, mentre risulta che B è uguale a C. È violata quindi la proprietà transitiva, perché A è uguale a B, B è uguale a C, ma A è diversa da C. E Poincaré conclude dicendo che il continuo è stato creato interamente dalla mente, ma è l'esperienza che gli ha dato l'occasione. Quindi c'è una posizione che di nuovo ribadisce questo aspetto. Allora, cosa vuol dire costruire una teoria matematica? Perché appunto, se siamo in un contesto della fisica classica, si suppone che i risultati delle misure siano elementi di un continuo matematico, in meccanica è così. Allora, questo significa che ai dati dell'esperienza attribuiamo una struttura in senso matematico, di un corpo numerico in cui certe operazioni sono ammissibili. Ora, costruire una teoria significa attribuire ai dati empirici una struttura di complessità più elevata, quindi proprio nel senso delle strutture che creano i matematici. Allora, riprendo un esempio concreto che di nuovo è discusso da Poincaré, perché è molto efficace. Supponiamo di aver seguito l'evoluzione di un pianeta. La teoria di Kepler determina certe caratteristiche geometriche e dinamiche della traiettoria, ma ben più pretende la dinamica di Newton, per cui l'evoluzione è soluzione di equazioni differenziali. E dov'è che si manifesta la differenza? Perché lui dice, se ci rimettiamo alle orbite ellittiche, vabbè, la teoria di Kepler e quella di Newton sono legate da una derivata, però appunto qual è la caratteristica delle orbite ellittiche? Che avete un'equazione algebrica che la descrive,
Però quando siete nella teoria di Newton, voi potete fare la teoria delle perturbazioni, che è stata fondamentale. E attraverso quella Poincaré ha scoperto le traiettorie che oggi chiamiamo caotiche, cioè quelle traiettorie che si chiamano omocline o eterocline, che sono estremamente complesse. Non c'è equazione che le descriva, cioè non c'è un'equazione algebrica o trascendente che le descriva. Sono appunto, si ottengono dalla teoria delle perturbazioni. E quindi appunto sono delle queste curve complicate di cui nessuno ha mai scritto l'equazione, eppure sono le generalizzazioni naturali della Bliss. Quindi questo è molto chiaro, quindi in questi casi appunto qual è il ruolo della matematica, ma chiaramente diciamo l'invenzione del continuo, poi delle equazioni differenziali, eccetera, è una cosa che viene effettivamente sotto la pressione di una necessità, che è quella di risolvere problemi concreti all'inizio di astronomia, essenzialmente. Dunque, al crescere però, poi man mano che ci avviciniamo verso la nostra epoca, la complessità delle teorie cresce. E uno comincia a scoprire un fenomeno nuovo, che di una teoria si possono dare formulazioni matematicamente equivalenti, ma basate su concetti primitivi diversi. Per esempio, la meccanica può essere espressa da Newton in termini di equazioni differenziali, e la forza è la causa del moto, e questo viene interpretato come una visione, diciamo, in termini di causalità della natura. Però nel Settecento vengono inventati i principi variazionali, cioè il principio di Maupertuis, che poi di cui parlerà molto anche Eulero, Leibniz e così via. E allora, sapete, nei principi variazionali voi dovete minimizzare o massimizzare una certa quantità. Allora, questo, e c'è un dibattito filosofico molto forte nel Settecento, se questo non implichi una visione finalistica della natura. Cioè, la natura realizza quello che è ottimale dato un certo criterio. E questo dibattito andrà avanti per molto tempo. Se ne occuperà anche von Neumann di questa cosa, e lui trae la conclusione ragionevole che in uno scritto abbastanza bello sull'uso della matematica nella scienza della natura, in cui dice: se c'è una perfetta equivalenza matematica, bene, allora il problema non sussiste, diciamo, uno segue le proprie inclinazioni. Essenzialmente, che sono filosofiche, che sono di altro tipo, no? Però lui dice: per la biologia la cosa è più complicata, perché diciamo, nella biologia l'idea che ci possa essere una visione nel funzionamento di un corpo vivente qualcosa di orientato verso un fine, e quindi però lascia la cosa aperta, diciamo. Ora, però, il potere generalizzante delle diverse formulazioni non è lo stesso. La formulazione hamiltoniana credo che sia, per consenso, è la codificazione forse più importante della dinamica dei sistemi conservativi, e ha svolto un ruolo fondamentale nella nascita della meccanica quantistica. Diciamo, la meccanica quantistica mantiene intatta la struttura formale hamiltoniana, ma le variabili, anziché essere elementi di un corpo numerico, appartengono a un'algebra di operatori. Il rapporto con l'esperienza più indiretto mediato dalla teoria matematica ausiliare, come la teoria spettrale degli operatori. Ora, questo è interessante,
No, faccio propaganda. Io nel 1972 organizzai una scuola a Varenna di storia della fisica del XX secolo e venne anche Dirac. E Dirac ci raccontò un po' tutta la sua storia scientifica e l'ha trovata nel volume 57 della scuola di Varenna, edito dalla Società Italiana di Fisica. Ed è interessante questo spiega Dirac, perché prima ancora che venisse codificata definitivamente la meccanica quantistica, cioè nel 1925, lui ha un'intensa corrispondenza con Heisenberg e la formulazione hamiltoniana è di Dirac. Heisenberg piace molto, e vabbè, è interessante. Dirac passava per uno che non si faceva molto avanti, in realtà da questo suo testo che lui ha scritto, insomma, è molto io, quindi non era così. Oh. È anche interessante come i contemporanei hanno vissuto la cosa, perché io, mentre lui raccontava queste cose, ero seduto vicino a Naldi, il quale Naldi diceva: quello che racconta sono tutte balle. Hai capito da che fonte? Eh? Da che fonte? Quindi, vabbè, è chiaro che quando uno scrive in modo autobiografico vuole presentare un'immagine di sé fatta in un certo modo, e quindi è probabile che ci sia molto di ricostruito a posteriori. Comunque è molto interessante leggerla. Dunque... Allora, quello che è strano è che Wigner non cita quello che secondo me è l'esempio più eclatante del rapporto della irragionevole efficacia della matematica, che è l'equazione di Dirac. L'equazione di Dirac, dopo l'equazione di Schrödinger, c'è un'equazione che si chiama di Pauli. No, mi sembra che Dirac dice l'avevo fatta prima io. Come? È il limite del non realizzo dell'equazione di Dirac. Questa equazione perché era stato scoperto sperimentalmente, era stato introdotto, ma in modo molto fenomenologico, lo spin dell'elettrone. Lo spin dell'elettrone, c'era questa equazione che si chiama di solito equazione di Pauli, in cui si introduce lo spin. Si introducono quindi gli spinori a due componenti e poi in campo magnetico si introduce anche quello che è il momento magnetico dell'elettrone. Allora, quello di generalità, questo vabbè, penso che fosse vero, Dirac dice, lui voleva ragionare relativisticamente. Quindi questo qui è chiaro che non lo soddisfaceva. Allora, per costruire un'equazione relativistica, a quell'epoca era stata introdotta anche un'altra equazione, che era quella che poi passerà sotto il nome di Klein-Gordon, ma lui dice non l'hanno fatta Klein-Gordon per primi, no? Non so se fatta. In cui che è un'equazione per un campo scalare che però dal punto di vista sperimentale non aveva nessun riscontro, questa equazione. Allora lui mantenne che doveva valere il principio di sovrapposizione che imponeva la linearità dell'equazione e utilizzò come unico criterio l'invarianza di Lorentz. A un certo punto lui si accorse, dunque, sono passate alla storia con matrici di Pauli. Sono tre matrici, 2x2, va bene, che descrivono lo spin dell'elettrone. Naturalmente Dirac dice che l'ho fatto prima io. ma lui scopre che un'espressione lineare nelle matrici di Pauli al quadrato dà l'energia cinetica. Perché le matrici di Pauli, quando voi le fate il quadrato, danno l'unità,
cosa? Dice, allora il problema era estrarre una radice quadrata non banale dalla trasmissione dell'energia cinetica. Va bene, e allora è così che lui scopre queste le famose matrici gamma e l'espressione che poi interverrà nelle... io non scrivo equazioni perché per un pubblico di non addetti danno solo fastidio, quindi quello che era, diciamo, oltre a riottenere come limite non relativistico l'equazione di Pauli, il fatto spettacolare fu che questa equazione richiedeva l'introduzione di un nuovo concetto, le antiparticelle. Infatti gli spinori di Dirac sono a quattro componenti e servono per descrivere le cosiddette soluzioni a energia negativa. E quindi l'antiparticella dell'elettrone, cioè il positrone, che è il primo esempio di antimateria, fu scoperta poco dopo in Inghilterra, dove si chiamava Anderson. Anche lì lui è molto puntiglioso sulle questioni di priorità, diciamo che prima aveva scoperto un altro. Diciamo, questo l'antimateria, poi vedremo tra un po' che è un problema grosso per la fisica teorica attuale. Dunque, però negli anni 90 ci fu un dibattito sul bollettino della Società Americana di Matematica su appunto sul rapporto tra matematica e fisica teorica, e questo qui fu iniziato da degli interventi di Jaffe e Quinn, chiamato Theoretical Mathematics verso una sintesi culturale della matematica e della fisica teorica. Questo dibattito è interessante leggerlo, perché molti matematici intervennero, alcuni interessati a questa situazione, loro parlavano addirittura di matematica sperimentale, quando invece matematici che difendevano molto idiosincratici verso questa discussione, dicendo no, la matematica è un'altra cosa, non state a rompere le scatole. Quindi difendevano una visione della matematica, vabbè, molto spesso uno discutendo con i matematici c'è sempre spesso una componente platonica nel loro, per cui i teoremi si inventano o si scoprono, questo è il dilemma. Comunque c'era un intervento di un matematico famoso, che è Michael Attia, che in questo dibattito, no, questo no, lo pubblica dopo, in effetti ne parla a Londra nel 2000, tra l'altro è una conferenza a cui anch'io ho assistito, e lui fa invece un elogio della fisica come sorgente di matematica, e quello che nota è che non è che si applica la matematica a problemi fisici, diciamo, ma le cose di frontiera della matematica diventano rilevanti per le cose di frontiera della fisica. Quindi vabbè, lui chiaramente fa una parafrasi del titolo di Wigner. Diciamo, questo articolo si trova, questa conferenza si trova su una pubblicazione dell'American Mathematical Society del 2002. Allora, dunque, uno dei grandi successi della matematica in fisica è stata nell'ambito di quella che si chiama filosofia riduzionistica, cioè di dire, una volta accertato che ci sono gli atomi, va bene, e allora come si spiegano le proprietà macroscopiche della fisica? C'era tutta una fisica macroscopica che era stata creata nell'Ottocento,
quindi idrodinamica, diciamo, l'equazione di Maxwell, l'equazione dell'elettricità a livello macroscopico, fenomeni di fusione e così via. Allora, una volta scoperto che ci sono gli atomi, l'ambizione diventa di queste costanti che comparivano in queste equazioni erano costanti fenomenologiche, si misuravano, ma invece di spiegarle in termini microscopici. Va bene, questo è quello che si chiama un po' una filosofia riduzionistica. Ora, quello che mi preme far notare è che, per esempio, la termodinamica è stata giustificata in modo molto soddisfacente dalla meccanica statistica, con le leggi dei grandi numeri e così via. E la meccanica statistica è stato un tema molto importante nell'Ottocento fino all'inizio del Novecento, poi oltre, ma adesso vediamo proprio sui fondamenti. Tra l'altro Einstein è stato un meccanico statistico bravissimo. Quindi, ora, quello che è interessante, che mi interessa far notare, è che quando si fa, diciamo, un programma riduzionistico consiste nel stabilire una relazione tra un concetto espresso da una quantità misurabile nel linguaggio che si vuole giustificare e espressione più o meno complessa costruita nel linguaggio costruito fondamentale. Cioè, io voglio ottenere, per esempio, una espressione della costante dielettrica in termini di proprietà atomiche, no? E questo, diciamo, oggi si sa fare. Però quello che mi piace sottolineare è che è una corrispondenza tra entrambi gli universi sono già matematizzati, perché se no non si riesce a porre la questione. Cioè la termodinamica aveva una sua formalizzazione e diciamo la fisica atomica ha una sua formalizzazione e io metto in corrispondenza questi due universi matematici, perché questo è il grosso problema che invece incontriamo con la biologia. Vedete, oggi c'è un approccio, quella che si chiama anche biofisica, no? Comunque biochimica, biofisica. Ora, una volta che si pensa che la vita sia essenzialmente spiegabile in termini, almeno molti fenomeni vitali siano spiegabili in termini di fisica atomica, molecolare e così via, questo ha dato dei risultati molto importanti, voglio dire, sia sul piano fondamentale che sul piano medico. Però quella che è la domanda a cui uno vorrebbe rispondere, la vita è una proprietà emergente della materia e qui siamo in difficoltà perché non esiste nessuna formalizzazione matematica di cos'è vita. Non esiste, tanti ci hanno provato, ma non fallendo miseramente. E tanto è vero che un matematico altrettanto famoso quanto Attia, che è Mikhail Gromov, aveva scritto qualche anno fa, pochi anni fa, lui dice: hai la sensazione che ci debba essere un nuovo mondo di strutture matematiche che, diciamo, rispecchiano quello che vediamo nella vita, un nuovo linguaggio che ancora non conosciamo, qualcosa nello spirito del calcolo che usiamo per descrivere i sistemi fisici. Anche lui, diciamo, lui ha scritto varie cose, diciamo, sulla biologia, però devo dire che sono abbastanza convenzionali, non ci sono idee, si vede che questo non è il suo habitat naturale. E quindi non dice cose interessanti, però quello che è interessante è che un matematico di grande esperienza e portata si aspetti che sia necessario creare una nuova matematica per affrontare problemi vitali, i problemi della vita, perché altrimenti c'è una difficoltà di principio, non abbiamo uno dei termini della questione che è la vita che non ha un'espressione formale. Le cose peggiorano ancora se si va alle neuroscienze, perché vedete tutta la fisica
da Galileo e poi Cartesio in poi, si basa sull'idea di separazione totale tra soggetto e oggetto. Questo crea un sacco di problemi filosofici, la realtà esiste, non esiste e così via. Però quando voi arrivate alle neuroscienze, il soggetto e l'oggetto di studio coincidono. Provate un po' a formalizzare l'idea di coscienza. C'è gente che ci ha provato facendo delle teorie di campo della coscienza. Insomma, sono cose che si fermano lì poi. Quindi qui la situazione diventa ancora più difficile, proprio perché è una questione di principio, secondo me. Quindi, concludo questa sua sezione sui rapporti tra fisica e matematica con questa cosa scritta, discorso di von Neumann. Lui dice: il linguaggio è un fatto storico, i linguaggi umani fondamentali ci sono stati trasmessi in varie forme, ma la loro molteplicità prova soltanto che non c'è niente di assoluto e necessario. Come il greco e il sanscrito sono soltanto dei fenomeni storici e non delle assolute necessità storiche, così è del tutto ragionevole supporre che la logica e la matematica siano delle forme storiche accidentali. Vabbè, questa è una tesi, se volete, estrema, ma però è molto efficace questo modo di presentare le cose. Allora, andiamo avanti. Adesso vediamo un po' qualcosa sui rapporti tra fisica e... Lì è un universo, i rapporti tra fisica e filosofia, quindi taglierò con l'accetta qualche aspetto. Dunque, che succede? Dopo Galileo scompare la gerarchia della sfera del cielo aristotelico e la Terra è immersa in uno spazio infinito. In realtà i filosofi c'erano già arrivati, perché Galileo, tra l'altro, non enuncia mai correttamente il principio di inerzia, perché per lui sia il moto rettilineo uniforme che il moto rotatorio uniforme sono tutte e due la stessa cosa, cioè lui non distingue i due casi, mentre il moto rotatorio per noi è un moto accelerato. Va bene, però stranamente quando queste cose sono nell'aria i suoi allievi lo interpretano immediatamente correttamente. Ed è Torricelli quello che dà la formulazione corretta del principio di inerzia, ma non rileva contraddizioni in Galileo. Forse era suo allievo, quindi. Ma questo avviene dopo la morte di Galileo. Adesso, appunto, c'è questa famosa frase di Pascal, che questi spazi, il silenzio eterno di questi spazi infiniti mi terrorizza, mi spaventa. In realtà, che lo spazio fosse infinito, in realtà ne parlano i filosofi molto prima, cioè uno è Nicola Cusano. L'altro, poi soprattutto dove la cosa è esplicita, è in Giordano Bruno, che poveretto farà una brutta fine per non voler rinnegare cose di queste cose. E quindi lui è, diciamo, lui viene bruciato qua vicino nel 600, 1600, e quindi a metà della vita di Galileo. Di avere proprio il cavallo dei due secoli. Ma ovviamente la cosa terrorizzerà Cartesio, il quale sta sempre molto attento a non entrare in conflitto. Alza la voce, per favore. Come? Alza la voce. Sì, ma non c'è questo microfono? O il microfono? C'è il microfono? Se vuoi mettere il microfono. No, prima si capiva, tu perché tu. Ma sì, ho passato la voce, forse sono un po' rauco adesso. Dite voi, se volete... Se vuoi il microfono? Eh? Vuoi mettere un microfono? No, io no, è per... Là mi sentite? No. Si sente poco. Allora mettiamo un microfono. Mettiamo un microfono. Grazie Carlo per averci dedotti. No, mi dispiace. No, ha fatto bene perché... Sì, ma per lo più ripetevo che stavano scritte.
Vabbè, adesso mi sentite? Ma spero che mi abbia un po' seguito, perché sentivo le cose scritte, aggiungevo qualcosa, ma comunque... Va bene, quello che... Lo devo dire quelli dietro, e davanti va bene. Sì, perché non l'avete detto? Vabbè. Dunque, lo spazio per infinito diventa centrale nella meccanica, nella filosofia di Newton. Però sono entità metafisiche, non hanno spazio di cui noi parliamo normalmente. E questo si vede subito nelle definizioni di Newton, questa è la prova di Newton. Vedete, cioè sia la dicitura latina che quella inglese della traduzione dei Principia subito dopo la morte di Newton, quindi è un inglese del Settecento, della prima metà del Settecento. Comunque dice che il tempo assoluto, vero e matematico, diciamo, di per se stesso e per la sua natura, diciamo, fluisce in modo uniforme senza alcuna relazione ad alcunché esterno. Va bene? E lo stesso per lo spazio. Questa sarà una nozione di spazio e di tempo che rimarrà, diciamo, sullo sfondo della fisica fino ad Einstein. Sarà solo la relatività speciale che dirà che lo spazio e il tempo sono qualcos'altro. Allora, che la cosa è il significato, se volete, metafisico di spazio e tempo, si vede chiaramente in Kant. Kant vive nel Settecento, quindi diciamo probabilmente era nato quando Newton muore, ma poi arriva fino all'inizio dell'Ottocento, non lo so. Kant addirittura sosterrà che la meccanica può essere fondata in modo completamente a priori, senza alcun riferimento all'esperienza. E questo qui, tra l'altro, eserciterà una... Vabbè, questa è un'immagine un po' giovanile di Kant, che ha la meno arcigna delle solite immagini. Diciamo, lui dice, scrive un libro che si chiama I principi metafisici della scuola, delle scienze della natura, di cui dice: una teoria razionale della natura merita dunque il nome di scienza della natura solo se le leggi naturali su cui si fonda sono conosciute a priori e non sono solamente leggi di esperienza. Kant ammette ovviamente la importanza fondamentale dell'esperienza, però le modalità della conoscenza sono quelle che vengono dal nostro a priori, dal nostro interno, quella che lui chiamerà appunto conoscenza trascendentale. Dunque, lui costruisce in questo libretto la meccanica tramite definizioni, teoremi, e però senza scrivere una formula matematica. Diciamo, usa esclusivamente termini filosofici. Quello che colpisce è che questa influenza, tra l'altro, sui fisici tedeschi del XIX secolo, in particolare su Helmholtz e su Hertz, che era suo allievo, adesso vi faccio vedere fino a che punto è l'influenza di Kant. La cosa che colpisce è Hertz è quello che scopre le onde hertziane, cioè le onde elettromagnetiche. Noi viviamo nelle onde elettromagnetiche. Scopre anche l'effetto fotoelettrico. Hertz è una figura impressionante. Il suo unico torto è di morire a 37 anni, ma è una figura probabilmente del calibro di Einstein come potenza mentale, basta leggere i suoi scritti. Però, appunto, vabbè, questo è Hertz. Dunque, lui scrive un trattato di meccanica pieno di formule, a differenza di Kant.
Poi usa anche tutta la matematica del suo tempo, la geometria differenziale e così via. E all'inizio di questo, di questa parte lui scrive, vabbè, quella, scusate. Nelle considerazioni del primo libro l'esperienza rimane completamente strana. Tutte le affermazioni fatte sono giudizi a priori nel senso di Kant. Si basano sulle leggi dell'intuizione interiore e sulle forme della logica propria di chi le enuncia, e non hanno altra connessione con l'esperienza esterna se non quella che hanno queste sue intuizioni e forme. Quindi è fortissima questa. Dopodiché viene un libro diviso in due parti, una parte molto lunga, in cui lui costruisce tutta la cinematica, usa una matematica, si vede, padroneggiava molto bene la matematica al suo tempo, e per lui sono tutte costruzioni a priori. Quindi, però Hertz è un fisico sperimentale, e anche lui è allievo di Helmholtz, e anche Helmholtz è uno che faceva esperimenti dall'altro di applicazione della fisica alla fisiologia. Alla? Fisiologia. Fisiologia. Dunque, quindi, cosa viene dopo? Però, appunto, fatemi dire ancora una cosa. Diciamo, questa l'influenza di Hertz sulla filosofia, anche del Novecento, è molto forte. Nel Novecento nascono quelle che vengono chiamate correnti neocantiane, di cui uno dei maggiori esponenti è un filosofo che si chiama Cassirer, che vive grosso modo, vive soprattutto nel Novecento, mi sembra che muoia poi in America, perché era andato via perché era ebreo dalla Germania. E Cassirer, negli anni 20 c'è un fortissimo dibattito, tra l'altro provocato proprio dalla relatività ristretta, e lui scriverà un'opera monumentale, quattro volumi, che si chiama Filosofia delle forme simboliche, e appunto di cui la matematica è la massima espressione. E vedi che Cassirer, lui dice che di partire dal concetto di singolo quale è introdotto e definito da Hertz. Cassirer, tra l'altro, scriverà un libro proprio sulla relatività, abbastanza breve. Lo trovate in italiano, c'è un'edizione unica, mi sembra, che se io l'altro, uno, la prima parte si chiama Sostanza e funzione, e poi la seconda parte, questo libro è un libro di meno di 200 pagine sulla relatività, che è corretto perché lui è studia. E tra l'altro lui interagisce con Einstein, e infatti alla fine lui ringrazia Einstein che ha letto tutto questo libretto e dice che l'ha arricchito molto con le sue osservazioni, e quindi Einstein non l'ha mai smentito. Naturalmente, va bene, è scritto da filosofo, quindi quello che uno dice in 100 pagine secondo me lo può dire in 10, ma questa è un'altra questione. Come anche la filosofia delle forme simboliche, è bellissimo leggerla, ma sono quattro volumi di 500 pagine all'uno, insomma. Quindi, quindi diciamo c'è un ritorno della fisica tramite Hertz su queste correnti neocantiane di questo secolo, del Novecento, ormai siamo da un'altra parte. Dunque, ora, le onde elettromagnetiche le aveva previste Maxwell. Maxwell è un prodotto di scuola
ne sto già parlando quasi un'ora. Quanto volete resistere ancora? Mezz'ora. Mezz'ora, poi muore, no? Vabbè. È meno di un'ora che stai parlando, 50 minuti. Vabbè. Allora, Henry Hertz è quello che dà, fa la verifica sperimentale delle onde elettromagnetiche. È interessante perché si arrabbia continuamente con Maxwell dicendo che è confuso, che non si capisce cosa vuol dire e così via. Tra l'altro, perché Maxwell, pur essendo in Inghilterra, sicuramente Kant non aveva nessuna influenza, però diciamo quello che era una derivazione della filosofia di Kant, cioè il cosiddetto meccanicismo, questo qui è una, diciamo, è un punto di riferimento di tutta la fisica dell'Ottocento. E quindi Maxwell ritiene di dover spiegare le onde elettromagnetiche come che si propagano in qualcosa che si chiama etere, e introduce l'etere, che poi sarà eliminato dalla relatività ristretta. Dunque, e quindi introduce questo etere, però guarda caso c'era arrivato anche Kant molto prima. Nell'Opus Possum, quindi sono cose pubblicate dopo la morte di Kant, quindi c'è questo discorso: esiste una materia diffusa come un continuo nella totalità dello spazio cosmico che riempie penetrando leggermente tutti i corpi, che la si chiami etere o calorico, eccetera. Non c'è una ma può essere postulata e riconosciuta a priori da un elemento appartenente al passaggio dai principi metafisici della scienza, della natura alla fisica. E questo problema dell'etere rimarrà fino alla relatività ristretta, in cui, perché cosa fa? La Terra, girando intorno al Sole, si trova dall'oscillo della Terra, si trova in situazioni diverse rispetto all'etere. E i fisici tendono a misurarla, ma non c'è mai un risultato. Dunque, il distacco formalmente tra fisica e filosofia, secondo me, avviene di fatto con Einstein. Voglio dire, questa è l'espulsione del linguaggio filosofico. Questo non significa che non ci sia una filosofia dietro quello che fanno i fisici. Einstein dice, sulla base dell'esperienza che qui raccolta, abbiamo diritto di credere che la natura sia la realizzazione di ciò che immaginiamo, più semplice matematica. Io sono convinto che per mezzo di costruzioni puramente matematiche è possibile scoprire quegli oggetti che ci danno la chiave per comprendere i fenomeni naturali e i principi che li legano tra loro. I concetti matematici possono essere suggeriti dall'esperienza, ma non interrotti da questa. È una posizione molto vicina ai neocantiani, in realtà. Quindi, comunque, Einstein poi si porrà il problema, ma allora su che base noi scegliamo una teoria? Allora lì parlerà di questioni estetiche, di questioni, ma riconoscerà che, diciamo, sono criteri estremamente vaghi. E quindi lì comincia, le difficoltà della fisica teorica. Bisogna pensare che la fisica teorica è effettivamente una disciplina che nasce nel XX secolo. Forse Planck è il primo a occupare una cattedra di fisica teorica in Germania, ma nasce essenzialmente con la meccanica quantistica, quello che verrà chiamato fisica teorica. Allora, appunto, parliamo adesso di fisica teorica. Quando siete stanchi, fermatevi, insomma. Cerco di essere un po' discorsivo, quindi non... Dunque, allora, come ho detto, la meccanica quantistica in qualche senso segna la nascita della fisica teorica. In che senso? Perché è proprio attraverso quel distacco
da canoni filosofici che permette di usare tra l'altro la matematica molto più liberamente, che è quello che in realtà proprio i primi a usare di questa libertà sono Planck e Einstein. Quello che è interessante è che c'è un parallelismo stretto fra la situazione del fisico classico, va bene, di fronte ai fenomeni che poi porteranno alla meccanica quantistica, e il fisico aristotelico del tempo di Galileo. Sono stupidi nella stessa maniera. No, non sono stupidi, devono affrontare un problema molto simile. E questo ve lo penso di illustrarvelo. Ecco, parlandovi di nuovo del pendolo, di cui avevamo parlato prima, di falcare gli impedimenti. Allora, il fisico, il nostro pendolo che fa? Oscilla e poi dopo un po' si ferma. Allora, come vede la questione il fisico aristotelico? La Terra è il centro dell'universo, il luogo naturale verso cui tendono tutti i corpi. Il pendolo quindi fa benissimo a fermarsi. Quello che c'è da spiegare è perché fa delle oscillazioni prima di fermarsi, non ci va direttamente. Per il fisico galileiano, al contrario, il pendolo dovrebbe continuare a oscillare indefinitamente per inerzia. Il problema è perché si ferma. Quindi proprio le domande sono esattamente opposte. E appunto sarà questo che poi Kuhn, il famoso storico della scienza, chiamerà un mutamento di paradigma. Proprio la posizione rispetto alla realtà sono totalmente diverse, quindi totalmente diverse le domande che uno pone alla natura. Dunque, come ne aveva parlato Sergio Dobri che la volta scorsa del modello di Rutherford. Il modello di Rutherford, dunque, gli elettroni sono le prime particelle elementari scoperte. Quelle che si chiamano particelle elementari e anche la radioattività vengono scoperte alla fine del XIX secolo e si capisce ben presto che si tratta di emissioni provenienti dall'interno degli atomi. La fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento, c'è una proliferazione enorme di modelli atomici complicatissimi che verranno tutti seppelliti, L'unico che sopravvive è il modello di Rutherford, in cui vi fa vedere che facendo una diffusione di particelle alfa da nuclei, da atomi, questo qui torna con un modello planetario delle elettroni. Però il modello planetario ha un grosso inconveniente. Non solo, ma quando gli atomi vengono eccitati, va bene, poi invece di emettere uno spettro di luce continuo, emettono uno spettro discreto. Vediamo un po'. Questo è il modello di Rutherford. C'è anche un po' di segno di poi, perché allora non si sapeva che nel nucleo c'erano protoni e neutroni. Questo lo sappiamo adesso. Comunque l'idea è appunto di questo modello planetario. Ora, però, i fisici classici non capiscono, perché dicono: siccome, questo l'aveva sottolineato anche Sergio Dobri la volta scorsa, dovrebbero ammettere, perché le orbite anche circolari sono in un modo accelerato e quindi dovrebbero emettere radiazione e quindi cascare sul nucleo. Quindi i fisici classici dicono che il luogo naturale dove trovare gli elettroni è nel nucleo, non fuori. Questo sembra contraddire la cosa. Inoltre, se uno guarda alle oscillazioni del pendolo, questa qui, l'ampiezza di queste va decrescendo nel tempo, ma in modo essenzialmente continuo. Va bene? Quindi, la posizione fisico-classica è molto simile a quella del fisico aristotelico, perché deve essenzialmente. Anche lui ragiona in termini di luogo naturale. Il luogo naturale per lui serve trovare gli elettroni sul nucleo, non di fuori. E poi non dovrebbe esserci uno spettro discreto.
Questo è in alto lo spettro della luce solare, e invece questo è lo spettro idrogeno, dell'idrogeno, di altri elementi. Sono sempre spettri di righe, e questo è quello che in una gestazione molto lunga, perché è durata 25 anni, si arriverà alla formulazione della meccanica quantistica, ma che appunto richiederà un uso molto libero della matematica, del tipo di quello che Einstein aveva descritto in quella. Naturalmente né Planck né Einstein accettano questa formulazione probabilistica, la famosa frase di Einstein, Dio non gioca a dadi. Vabbè, questo. Cioè, i due, in realtà sono i due fondatori di quello che poi diventerà la meccanica quantistica, che avrà appunto una lunga gestazione. Dunque, il principio di indeterminazione. Qui volevo fare un'osservazione che ha un certo interesse oggi. Esistono delle comunità che si occupano dei fondamenti della meccanica quantistica, fatte da fisici rispettabilissimi. Ce n'è un gruppo, per esempio a Rutgers, intorno a Leibovitz, che sono fisici che fanno della fisica assolutamente, però sono anche dei fondamentalisti della meccanica quantistica. In Italia c'è a Genova Nino Zanghi, che è anche un... Io li chiamo i talebani della meccanica quantistica, perché è molto difficile discutere con loro. No, però loro, giustamente, pongono il problema, una particella quantistica, io non riesco a immaginarla, perché questo fatto che non ha velocità e posizione, è difficile esaminare un corpo fatto così. E allora si pongono il problema, e usano la parola, il problema dell'ontologia della meccanica quantistica. Quindi questa parola tipicamente filosofica rientra dalla finestra, e questi si preoccupano dell'ontologia della meccanica quantistica, vogliono mettere le mani veramente su questi oggetti pazzeschi. Vabbè, c'è un'enorme letteratura, sia matematica che fisica, su le cosiddette variabili nascoste, su interpretazioni stocastiche della meccanica quantistica e così via. Vabbè, questo non ci posso entrare. Una cosa che mi ero dimenticato di dire a proposito dell'influenza della relatività. La relatività ristretta, intorno agli anni 20, quando escono questi libri di Cassirer, in realtà c'è un'esplosione di interesse anche sui giornali, qui tutti ne parlano, i filosofi ne parlano, e secondo me ha avuto una forte influenza su Heidegger, perché tutta la trovata, il suo famoso libro Essere e Tempo, è che lui dice che bisogna considerare il problema dell'essere nel tempo, cioè lui unisce spazio e tempo nella considerazione. Secondo me lui è fortemente influenzato dai dibattiti che ci sono, il libro di Heidegger del 26 e questa esplosione della fama di Einstein dovuta anche al premio Nobel all'inizio degli anni 20. Quindi, tutti ne parlavano. Vabbè. Allora, quindi oggi ci sono fisici che parlano di ontologia, quindi rispolverano una parola atipica del linguaggio filosofico. Allora, quello che è importante è che con la, diciamo, il fatto che la tecnologia permesse di andare al di là della scala macroscopica, a questo punto si comincia a parlare di particelle elementari e si comincia a vedere una struttura gerarchizzata della materia, perché gli atomi non sono i costituenti ultimi, ci sono gli elettroni e poi su una scala molto più piccola c'è il nucleo e poi si va oltre. Oggi si arriva a scale molto più piccole e, come sapete, ci sono le cosiddette particelle elementari,
sono costituite da altre entità che si chiamano quark. Allora, questo lo presta sui giornali, quindi lo nomino senza paura. Quello che è straordinario è quello che aveva detto Newton. C'era una, si chiama Queries, in questa opera che è l'ottica di Newton, in cui lui vede una struttura gerarchizzata nella materia. Tra l'altro, dicendo cose che poi si sono rivelate tutte vere, che dicono che le particelle più piccole possono, sono quelle che hanno le attrazioni più forti, comporre particelle più grandi che hanno forze più deboli, e così via. Quindi, fino ad arrivare alle particelle più grandi di cui si occupano la chimica, i colori, e da cui dipendono i colori dei corpi. È molto singolare, ma oggi abbiamo una visione gerarchizzata della materia. Anzi, c'è uno storico contemporaneo che è morto l'anno scorso, che è Sylvan Schreber, che è autore di un famoso libro di teoria dei campi, che lui dice appunto con la meccanica quantistica inizia la gerarchizzazione del cosmo, diciamo. Allora, vedete, le particelle elementari in qualche modo si vedono. Questa è un'immagine fatta alla camera di Wilson. L'ho scelta perché sembra un quadro di Miró. Quindi, la prossima volta la commetteremo. È bellissima. Ora il numero di particelle è andato crescendo enormemente. E appunto questa gerarchia è continuata fino adesso. E allora quello che vi viene, la prima cosa che vi domandate è: ma ha senso parlare di particelle elementari? Perché per continuare a studiare se ci sono gerarchie ulteriori, voi dovreste concentrare energie sempre maggiori in spazi sempre più piccoli. Ma certamente non potremo mai concentrare tutta l'energia dell'universo in un punto. Quindi in effetti il concetto di particelle elementari probabilmente non ha senso, perché non, diciamo, è chiaro che la fisica delle particelle sta raggiungendo un limite, perché forse ci sarà un acceleratore più grande di quello che c'è attualmente al CERN, forse. Infatti la fisica delle particelle oggi si rivolge molto alla cosmologia e all'astrofisica, e quindi è una conoscenza indiretta quella che sta cominciando a prevalere. Ora, le particelle si descrivono con un modello che si chiama modello standard. Questo modello era all'inizio preso come una teoria assolutamente fondamentale. In realtà oggi viene considerata solo una semplice fenomenologia. Per la ragione che non spiega le cose, cose fondamentali come questa gerarchizzazione. Non c'è nel modello standard, la mettete a mano. Poi vedremo che le cose sono ancora più complicate. Io dico appunto, in qualche modo si sta tornando all'universo. Dunque, perché la fisica delle particelle è cominciata con i raggi cosmici e quindi adesso si sta tornando all'universo in un altro modo, un modo molto più complesso. Ma vedete come questo comporta delle conseguenze proprio sul piano epistemologico, perché la famosa sequenza ipotesi, esperimento, verifica, oggi ci si basa su cose molto indirette. Tra l'altro il linguaggio delle particelle si è evoluto molto poco negli ultimi 30-40 anni, a differenza
di quello che è successo nella meccanica statistica, per esempio. Io sono andato l'anno scorso, mi avevano invitato come ormai testimone storico di un'altra epoca, a un convegno in cui si parlava di esperimenti a CERN, e poi c'era qualche pochi discorsi teorici, ma non avevo, pur essendo da una vita lontano dalle particelle, riuscivo a seguire, perché tutto al più si vedevano modelli in cui si sfruttavano l'interazione, la teoria delle perturbazioni a primo ordine. Quindi, secondo me la fisica delle particelle sta in una crisi seria, perché, voglio dire, tra l'altro, quando si arriva a quelle distanze di 10 a meno 15 centimetri, diciamo, non c'è più nessuna intuizione. E quindi la matematica è l'unica cosa che noi possiamo usare per formulare delle teorie, ma i problemi sono i criteri. Oh. Adesso, come dicevo, ho nominato l'universo. Ora, diciamo, con la scoperta di questa radiazione di fondo, questa è ancora il maggiore sostegno alla teoria del Big Bang. Cioè, la teoria del Big Bang dice che il nostro universo è nato 13 miliardi e mezzo di anni fa. E quindi introduce una dimensione storica con cui la fisica è assolutamente incapace di... La fisica fino adesso, l'ideale sono state le leggi, diciamo, che restano nel tempo. E allora, vabbè, già l'idea, negli anni 20 era stata scoperta l'espansione delle galassie, no? Dell'universo. Quindi, tra l'altro, questo spazio che non ha più nulla a che fare con lo spazio di Newton, ma è una cosa presumibilmente finita. Dunque, il fatto è che il mondo delle particelle che noi osserviamo è il risultato dell'evoluzione dell'universo. Perché, tra l'altro, nell'evoluzione dell'universo, diciamo, le varie forme di materia che noi osserviamo nascono progressivamente, non è che c'è tutto all'inizio. All'inizio lo spazio, almeno la teoria del Big Bang, è una singolarità nell'evoluzione. E quindi, diciamo, noi cerchiamo di capire quello che è successo in passato, supponendo che le leggi non siano cambiate nel tempo. Questo è un problema, vedete, questa è una nebulosa che è lontano da noi 13 miliardi di anni luce, quindi è molto vicina alla Big Bang. E studiando questi dati, questo è un problema che aveva sollevato Dirac negli anni 30, sul fatto che le leggi fisiche potessero cambiare nel tempo. E in effetti sono state fatte delle misure della costante di struttura fina, cioè della costante accoppiamento elettromagnetica, basandosi sui dati che vengono da così lontano, si sono trovate delle piccole discrepanze, ma niente di sostanziale. E quindi, diciamo, sembra di no, sembra che sia corretto interpretare la storia dell'universo in termini delle... Beh, è un tentativo di dire, ma dove siamo adesso? Siamo, io dico, siamo in mezzo al guado, perché siamo in un'epoca di incertezza metodologica, sia teorica che sperimentale. Perché? Guardate, c'è stato, voi sapete che il superconducting, il super collider, che era la versione americana della macchina del CERN, fu cancellato pur avendoci investito una grande quantità di soldi. E c'è un dibattito molto interessante riguardo a quella cancellazione, perché ci furono commissioni politiche dal Senato americano, e lì i due difensori pro e contro furono Anderson, che è un contro,
che era un fisico della fisica della materia condensata, quindi una fisica che era molto rilevante anche nella nostra vita sociale, diciamo. E Weinberg, tutto e due premi Nobel, e Weinberg che invece difendeva puramente una questione di principio. Va bene, Weinberg fu sconfitto, diciamo, di queste cose. Anche Dyson era contro. Come? Anche Dyson era contro. Anche Dyson? Era contro. Sì, molto fortemente. Diciamo, c'è un libro, tra l'altro, che riflette questo dibattito sulla fisica del XX secolo. Quello che è interessante è che di queste cose si sono impadroniti gli storici e filosofi della scienza, i quali hanno cominciato a dissertare sostenendo che in realtà erano in gioco anche questioni epistemologiche sul qual è il senso della ricerca e della conoscenza. E quindi, di nuovo c'è una commistione molto forte tra questioni concettuali più generali, potremmo chiamare tra virgolette filosofiche, e cose estremamente concrete. Poi effettivamente, voglio dire, se noi cerchiamo di indovinare quale può essere la teoria, una teoria ultima delle particelle, l'unica cosa è l'uso libero della matematica. Non abbiamo, non ci sono almeno che altri criteri. Ora, poi la biologia e la neuroscienza presumibilmente richiederanno nuovi linguaggi, quindi nuovi matematici. I fisici per lo più sono nei tanti anni, anche se non lo sanno. Concludiamo con un'immagine dell'universo, questa in varie forme, questa immagine artistica, come viene chiamata, dell'universo, cerca di descrivere le varie epoche. Qui c'è il Big Bang, e poi man mano si formano le strutture, eccetera. E quindi noi che siamo noi siamo qui alla fine, su questa porzione di universo, dove siamo non è che lo sappiamo molto bene. Quindi, però ci siamo. Ci siamo, questo è sicuro. Ma diciamo, abbiamo molte meno sicurezze, anche scientifiche, di quanto non avessero i nostri antenati dell'Ottocento e della prima parte del Novecento. Poi la fisica di oggi è tutt'altro. Uno se ne rende conto, questo è un forte influsso anche dal punto di vista della teoria della conoscenza. Quando fisgono delle immagini. Questo è un evento in cui hanno osservato il bosone di Higgs. Tra l'altro il bosone di Higgs riporta lettere di attualità, perché il bosone di Higgs c'è un campo che invade tutto l'universo, è questo campo scalare, e il bosone di Higgs è quello che chiamano l'increspatura di questo mare che invade tutto l'universo, ma è l'etere che rientra dalla finestra in altre forme. Poi vedete, uno strumento con cui si studiano questi problemi a queste dimensioni, cioè 27 km di circonferenza, questo all'interno, una cosa colossale, quindi potete immaginare quello che è costato. Questo invece riguarda le onde gravitazionali. Questo qui è il primo lavoro che annuncia la rilevazione delle onde gravitazionali. È filmato da più di mille persone. E poi cos'è questa rilevazione delle onde gravitazionali? È una piccola variazione su un rumore di fondo. Viene chiamato, in inglese lo chiamano un circuito, quindi è una cosa estremamente eterna, ma su questa, per osservare questo, sono stati costruiti questi interferometri giganteschi con bracci di parecchi chilometri.
è questo che va in piano. Basta. Prego. Ha detto che ci siamo in una crisi delle particelle, no? In quel campo. Noi abbiamo orientamento macro e abbiamo micro. In macro arriviamo estremamente lontano, in micro non ci permettono già i computer dice che non possono avanzare perché sono troppo vicini i circuiti, no? Ma matematicamente è tutto aperto. Vorrei dire che un campo, un lasso e l'altro sono praticamente sulla presa del tempo. Il tempo è infinitamente più veloce del micro, sotto particelle, e per questo noi non possiamo fare nulla. Ma se continua con un modello perfettamente simmetrico, scalare, quanto da un lato, tanto al contrario dall'altro. Io ho trovato, personalmente facendo alcuni studi, 163 decimali sul mio macro. Verso l'universo, alla fine dell'universo, 163 decimali, immaginate, 10 alla 163, e questa potrebbe essere uguale al contrario, almeno minus 163 decimali, e funziona in equilibrio una con l'altra. L'unica differenza tra loro sì è lo spazio, grandezza, ma è praticamente le scale temporali. Ecco perché non riusciamo a fare altra scala temporale, velocità che si tratta è una velocità infinita, ma grande, che non riusciamo con la nostra tecnologia attuale. E se mi permette una cosa curiosa, quando parlate delle onde, no? Extraterrestri, se facciamo un paragone, sono impressionanti di quei marmocchi di umani, umanoidi, che in tutto il sistema solare comunicano in maniera quasi istantanea, in ogni punto, e fanno comandi e agiscono sulla materia. Come fosse un telecomando, una cosa che salta in aria, o una macchina di riga, Voyager. Cioè, abbiamo fatto i passi di giganti a alcuni punti, ma dal punto di vista umano siamo uguali, se non peggio. Qui il problema. Se mi può dire la sua parere su questo, perché siamo in impasse. Non sono sicuro di aver capito anche io. Vabbè, lo prendo con un suo commento. Ci sono invece delle domande. Prego, Roberto. Sulla prima parte del rapporto tra matematica e fisica, volevo una tua opinione nello scorso secolo c'è stata una discussione forse tra le più importanti della matematica, l'assioma della scelta, che poi è stata risolta da Gödel. È possibile una matematica senza assioma della scelta che spieghi una fisica che non cose che non capiamo, almeno non c'è problema. È una domanda troppo difficile. Sono state capite molte cose nell'ultimo mezzo secolo sulla sfera della scelta, ma no, non ho capito la tua osservazione di quello piano di Goethe. Goethe ha detto che è indecidibile, insomma. Ho letto varie cose di Gödel, e quando si pone il problema perché la matematica appunto ha successo nelle scienze naturali, dice della banalità, non dice nulla di particolarmente profondo, quindi io non penso che la somma di scelta abbia nessun rilievo nell'uso della matematica nelle scienze naturali. Qual è la tua domanda? Se, diciamo, siccome hai detto che non mi ricordo chi era Dirac, che anche la matematica come il linguaggio è un frutto, è un frutto delle cose. Allora, mi domandavo se quello poteva essere una questione culturale
per cui adesso noi non la usiamo tranquillamente la stima della scelta, ma potremmo aver fatto una scelta culturale diversa, non usato l'evento. Questo io mi sento vicino a Fornoi, che forse la matematica del futuro sarà molto diversa. Le scienze naturali sono molto spregiudicate e quindi se a un certo punto non riusciranno ad aver ragione con la matematica attuale di certi problemi, inventeranno un linguaggio diverso. Quindi il problema della seconda della scelta è un problema di questa matematica attuale. Però appunto, io penso che abbia ragione Fornoi, o anche l'uomo, che si può pensare a delle matematiche che ancora non riusciamo a immaginare, ma sono molto diverse da quelle nostre attuali. Altre domande? Prego, Maria Paola. A un certo punto tu hai parlato della possibilità di una spiegazione della meccanica quantistica. Sì. Usando la teoria delle variabili nascoste, è ancora attuale? Io sapevo che se ne parlava molto una ventina di anni fa. Qual è lo stato di questo, di questa ricerca? C'è ancora gente che se ne occupa, diciamo. Il fatto è che se tu cambi anche di pochissimo le ipotesi da cui parti, diventano possibili tante cose, diciamo. Per esempio, quella che è stata chiamata, per esempio, la meccanica di Nelson, in cui c'è un'interpretazione stocastica, però è un'equivalenza matematica proprio in quel caso lì. Però l'interpretazione stocastica non regge. Non regge perché tu associ a ogni stato quantistico un certo processo stocastico. Va bene? Allora, per l'oscillatore armonico associo un processo stocastico gaussiano. Allora, questo lo individui con la funzione di correlazione, ma qui devi almeno misurare la funzione, diciamo, la posizione in due stati diversi. Ma quando vai a fare la seconda misura, tu distruggi lo stato precedente, secondo la meccanica quantistica. E quindi non sarà mai osservabile quel... Mi permetta proprio questo. No, un attimo, scusate, un attimo solo. Già abbiamo dato voce. Io prego. Allora, io spero di aver capito bene, perché sono, non sono, diciamo, del settore. Allora, due cose volevo, mi sono piaciute, due suggestioni. Una è quando ha citato Galileo, parlando in qualche modo del tipo di una realtà, di una sperimentazione ideale, se vede così, una sfera che non c'è proprio. Ecco, allora, siamo, diciamo così, all'inizio della rivoluzione scientifica moderna. Circa 500 anni dopo, Max Weber scrive, più o meno quando Einstein scrive la prima teoria della relatività, l'oggettività nelle scienze sociali. Anche lui parla del tipo ideale per studiare la società, tipo per studiare l'autoritarismo. Noi ci immaginiamo un tipo ideale che non esiste nella realtà, non è una media, ma è l'estremizzazione di molti componenti dell'autoritarismo. Quindi questo parallelo, diciamo così, nelle scienze sociali arriva 500 anni dopo Galileo. Mi sembra di aver capito. La prima suggestione era: è possibile applicare una matematizzazione così forte come nel campo della natura alle scienze sociali? Domanda, appunto, di domanda, perché è proprio di questo che mi sono occupato. Ci sono persone che ci provano. Ci sono persone che ci provano. Adesso io non ho visto risultati eclatanti. Bene, quindi allora, diciamo così, oltre al mondo fisico c'è un mondo sociale che è molto più sfuggente del mondo fisico. Forse, o forse c'è bisogno di una nuova matematica. Ma io vorrei fare una suggestione. L'altra suggestione che ho avuto è questa. Mi sembra che ci sono due piani, un piano ontologico e un piano epistemologico. Nel campo della fisica e delle scienze naturali il campo epistemologico è andato veramente avanti tantissimo, è andato talmente avanti, mi sembra di aver capito, da mettere in discussione il piano ontologico. Dunque, sulla prima questione vorrei fare un'osservazione di carattere generale. Il fatto che noi possiamo capire
capire la natura e diciamo parlare di leggi, che sembrano effettivamente delle costanti, diciamo, diciamo c'è un modo diverso di leggerlo, cioè la natura, cioè la stabilità della natura. Se la natura non fosse stabile, noi forse non potremmo esistere e non potremmo sicuramente conoscere niente, anche se qualche forma di vita. Però il concetto di stabilità coinvolge anche il concetto di tempo, che è un concetto di cui assolutamente ancora oggi non si capisce granché. La famosa freccia del tempo è ancora un grosso mistero. Se ne è occupato un nostro collega divulgatore, anche bravissimo, che è Carlo Rovelli. Tra l'altro posso fare un annuncio, cioè il domenica 3 giugno Carlo Rovelli farà una conferenza in Lincei alle 11 di mattina. Se siete interessati andate sul sito del Lincei, perché bisogna prenotarsi. Quindi diciamo appunto mi ripete la prima domanda. La prima domanda era se questo grandissimo, questo potente apparato, questa potente strumentazione matematica, sì, che ha fatto, come ci ha fatto, diciamo. No, è così, volevo concludere. Cioè, ora le scienze sociali si occupano di fenomeni che sono infinitamente meno stabili della natura. Sono cose che variano su tempi della vita di un individuo. Quindi per me la stabilità è essenziale perché si possa dare una descrizione della matematica. Quindi il successo allora della matematica è dovuto a una bassissima variabilità della natura? La piccola varianza della natura ci permette... Voglio dire, quello che è stabile sono effettivamente le regole con cui le cosiddette leggi della natura, no? Le costanti. La riproducibilità dell'esperimento. Ma questo richiede stabilità. Sì, ma questo benissimo. No, è interessante. Via la scienza, per anche io non sono addetta assolutamente della materia, quindi semplicemente una digestione, ma qui abbiamo parlato di possibilità di codificare la vita, poi viene adesso scala la instabilità. Io non, le cose non mi tornano molto, perché se c'è qualcosa di vitale è la non stabilità, è una lettura del sistema, non è la stabilità. Quindi no, stabilità per quanto mi riguarda è delle costanze, ho detto con vita. Quindi per questo, per la biologia dovranno essere inventati altri linguaggi, perché se noi con la matematica duale non ci arriviamo. Forse quello che dovremmo provare a fare è concentrarsi sulla variabilità, cioè immagino che un sistema di equazione, cioè proprio la parte del sistema è la parte la exio. Questo che dobbiamo fare è proprio iniziare a funzionare questa exio, perché è un più comune bianco, è qualcosa di grande. No, certo, ma questo non vuol dire, voglio dire, 40 anni fa non sapevamo fare una teoria dei sistemi disordinati, anzi sembrava una follia pensare di fare teoria dei sistemi disordinati. Poi è arrivato Giorgio Parisi, che ci ha insegnato come affrontare questo tema, creando proprio una nuova branca di meccanica statistica e di matematica, perché da quello è nato veramente uno sviluppo della teoria della probabilità enorme. Quindi voglio dire, di fronte a ogni problema c'è un problema di usare il linguaggio giusto. Quindi i problemi della vita io non credo che possano essere descritti in termini di leggi simili alle leggi fisiche. Assolutamente, anche la statistica poi tende alla statistica, cioè tutto basato sulla una probabilità media, una media, una statisticità, quindi ritorniamo sempre allo stesso discorso. Ma voglio dire, la biofisica va molto in dettaglio nei processi vitali, si arrivano a capire molto in dettaglio certe cose, i cosiddetti motori molecolari sono stati scoperti negli anni 80.
esempio, io quando muovo un braccio ci sono miliardi di motori molecolari che si mettono in funzione, va bene? E per quelli che, diciamo, si arriva molto vicino a fare una teoria di questi sistemi. C'è una stabilità. C'è una stabilità, una stabilità, però è stabilità tra un essere vivente e l'altro, siamo tutti simili. Posso aggiungere una cosa così? La seconda domanda era... la seconda era che mi sembra la suggestione che ho avuto è che la parte, diciamo così, la parte epistemologica, cioè della conoscenza, è andata talmente avanti in quel settore e paradossalmente mettendo in discussione l'ontologia stessa dell'oggetto studiato, cioè l'esistenza stessa dell'oggetto studiato. Però volevo, se mi permette, volevo dire, mi sembra di aver letto un articolo di Majorana che diceva l'applicazione del sull'applicabilità nelle scienze sociali di delle strumentazioni della fisica. Però la domanda che ti chiedo, che è un po' una provocazione, ma questa invarianza che ci sarebbe nel mondo della natura e non nel mondo, diciamo così, della società, nel mondo sociale, è perché non esiste questa invarianza o perché non è stata cercata con lo stesso accanimento con cui è stata cercata invece nel mondo della natura? Perché posso assicurare che nel mondo sociale ci sono delle invarianze, delle stabilità, ma non sono state così integrate, no, ma così potentemente. Ci sono diverse scale di tempo. Però insomma, mi rendo conto che ci sono provocato queste suggestioni. Chiaramente ci sono diverse scale di tempi. Possiamo fare delle descrizioni che sono valide, diciamo, su certe scale di tempi, non su altre. Quindi. Vabbè, questo ce lo dirà il futuro, cosa riusciremo a fare. Ma comunque è chiaro che siamo pieni di problemi proprio dal punto di vista. C'è una soluzione, c'è da solo. Un attimo solo, c'è un'altra domanda? Sì. Prima del fatto che i contemporanei sono neocantinati, ma non lo sanno. Se può magari. I contemporanei sono neocantiani ma non lo sanno perché... Ma voglio dire, questo usare della matematica, che poi dal punto di vista del fisico è una nostra creazione, perché il fisico appunto è adesso un po' meno, ma è stato un momento per molti del tempo che se lui aveva bisogno di una certa matematica non ce l'aveva. C'è un aneddoto riguardante Fermi, quando lui aveva fatto l'equazione del modello di Thomas Fermi, allora mandò, chiese a Picone se la teoria dell'equazione differenziale era sufficiente per questo. Picone disse di no, poi Picone studiò il problema e in qualche modo lo risolse e mandò l'articolo a Fermi, Fermi lo rimandò indietro dicendo non mi interessa. Sono quelle leggende metropolitane, ma non è.